Uomini e donne, anticipazioni Trono Classico, Angela corteggia Paolo, Sabrina dubbi su Nicolo. Venerdì 29 settembre 2017 sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Grazie al sito ufficiale di Maria De Filippi siamo in grado di raccontarvi cosa è successo. La conduttrice fa notare a Tina che quando è entrata l'applauso del pubblico nei suoi confronti è stato inferiore a quello di Mario, quindi li fa uscire entrambi dallo studio, facendoli rientrare poco dopo per valutarlo. Dopo l'ingresso dei tronisti Mattia, Paolo, Alex e Sabrina, ecco le rispettive corteggiatrici e corteggiatori, Angela uscita con Mattia e Paolo, Niloufar con Mattia, Vittoria, Giulia, Esther e Jessica per Paolo, per Alex ci sono Claudio, Alessandro, Matteo, mentre per Sabrina ci sono Nicolò, Nicolò R. Silvia, scesa per entrambi, si dichiara per Paolo e Valentina regala a Mattia uno dei suoi libri preferiti. Si parte dall'esterna di Paolo con Esther che gli chiede di insegnarle a giocare a biliardo. Si passa all'esterna di Angela con Mattia. Si prosegue con l'esterna di Angela con Paolo, al supermercato e poi a casa sua a cucinare. Si continua, ecco cosa si legge sul sito. Si passa al trono di Sabrina. Ed ecco il trono gay. Si chiude con Francesco e Selvaggia di Temptation Island in studio, dopo la scorsa puntata lui ha iniziato a telefonarle e mandarle messaggi perché tiene a lei, ma Selvaggia non gli ha voluto rispondere per gli attacchi ricevuti da parte sua sui social e nel programma. I due discutono animatamente, Francesco dice che dopo 15 giorni che non si vedono lei gli manca, ma lei risponde di non voler per il momento tornare da lui anche se vede che tiene a lei e si è commossa a rivederlo. Francesco accetta sommessamente la sua decisione, Maria propone ai due di uscire dallo studio insieme e parlare.